Questo è lo schema della proposta di Brindelli. Mario si rivolge a una società di consulenza a sua scelta. La società di consulenza, vede se il caso giuridico di Mario rappresenta una violazione della lista delle leggi. In questo caso, presenta un documento che è l'analisi e suggerimento. Nel suggerimento indica al movimento politico liberale, cioè non totalitario, come deve intervenire sulle norme che hanno violato i diritti di Mario. Allora il movimento politico non totalitario modifica quelle norme o le abolisce e lo deve fare nei tempi indicati dalla consulenza, dalla società di consulenza, quindi nei tempi indicati nel suggerimento. Vediamo più in dettaglio le caratteristiche della proposta di Brindelli. Innanzitutto si basa sull'inversione del meccanismo che ha portato gradualmente a smantellare la legge, il principio generale astratto, in casi particolari, a causa del positivismo giuridico. Infatti, nel nostro sistema, diciamo totalitario, democrazia totalitaria, l'autorità politica non rifiuta direttamente i principi della legge con la L maiuscola, ma li viola in uno o più casi particolari. Infatti, se rifiutasse direttamente il principio in sé, incontrerebbe la resistenza delle persone, anche di quelle che ne chiedono la violazione nel caso particolare di loro interesse. I provvedimenti dell'autorità, cioè la legge Fiat, essendo particolari e chiamando in causa interessi specifici, tendono a dividere, mentre invece i principi, essendo generali, quindi la legge con la L maiuscola, tendono a unire. Il positivismo giuridico adottato nelle democrazie totalitarie è uno strumento al servizio dello Stato, quindi lo strumento di potere dell'autorità politica, che persegue la strategia del divide et impera. Chi chiede la violazione di un principio in un caso particolare sarebbe probabilmente contrario alla rimozione di quel principio in generale, in quanto le conseguenze per lui negative della rimozione totale del principio supererebbero di gran lunga le conseguenze positive della violazione di quel principio nel caso particolare di suo interesse. Brindelli fa gli esempi delle banche, il privilegio della riserva frazionaria rappresenta una violazione del principio secondo cui l'appropriazione indebita è illegittima, ma chi ha concesso alle banche questo privilegio non avrebbe mai osato dichiararsi contrario al principio generale, cioè l'appropriazione indebita rimane illegittima in tutti gli altri casi, tranne che nel caso particolare delle banche che possono legalmente fare appropriazione indebita grazie a un privilegio della legge Fiat. Lo stesso vale per la progressività fiscale e anche il lodo Alfano. Sono violazioni particolari, in casi particolari, del principio di uguaglianza di fronte alla legge. Dunque, i totalitari sono protetti dal positivismo giuridico, possono violare pezzo per pezzo dei principi che non avrebbero mai il coraggio di contrastare apertamente. Con il positivismo, quindi, la legge viene progressivamente smantellata in casi particolari dalla legge Fiat, grazie al consenso di coloro che hanno un interesse specifico nella sua violazione in quei casi particolari. La proposta di Brindelli inverte questo meccanismo e ripristina, quindi restaura la legge pezzo per pezzo in casi particolari perché rende, questo restauro funzionale a interessi specifici. Ciascuno, infatti, diciamo Mario, ha la possibilità di chiedere il restauro legale, attraverso l'approvazione di una legge Fiat, della legge con la L maiuscola nel caso particolare di suo interesse. Questa inversione del meccanismo renderebbe la legge Fiat autoimmune. Le persone non lo farebbero per motivi morali, ma per difendere i propri interessi particolari. È esattamente l'inversione del meccanismo che ha portato alla violazione legale della legge in casi particolari di interessi particolari, cosa che è potuta accadere a causa del positivismo giuridico perché nelle democrazie totalitarie si crea una struttura di incentivi irresistibili al progressivo smantellamento della legge e alla progressiva espansione dello Stato. La proposta di Brindelli inverte questa struttura di incentivi e fa in modo che persone, gruppi di cittadini, associazioni abbiano una struttura di incentivi per chiedere il restauro della legge come principio con la L maiuscola in casi particolari di loro interesse. Anche il movimento politico non totalitario avrebbe degli incentivi ad autolimitarsi e non rimanere corrotto dal potere. Infatti il potere politico tende sempre a corrompere l'uomo e il movimento politico non totalitario è comunque fatto da uomini che
che prima di raggiungere il potere non erano corrotti per ipotesi, ma una volta che acquisiscono il potere possono diventare corruttibili. Potrebbero essere tentati di usare il potere che hanno raggiunto per fare il bene che loro ritengono essere arbitrariamente, essere il bene della società. Sarebbero tentati di farlo anche perché a loro non costa nulla, perché verrebbe fatto con la proprietà altrui. Quindi qual è l'incentivo di questo gruppo politico, il movimento politico non totalitario? Non è la difesa della libertà, all'inizio lo è, però dopo sarebbe il mantenimento del potere e l'estensione del consenso. I due beni oggi più scarsi nel mercato politico, per i quali la domanda è infinita e l'offerta nulla, sono la limitazione del potere politico e la sua credibilità. Cioè, Birindelli vuol dire che gli elettori chiedono al mondo politico che limiti il suo potere arbitrario e che sia credibile. In questo senso la domanda è infinita, l'offerta è nulla perché non ci stanno effettivamente partiti politici disposti a limitare il loro potere e disposti a rendersi assolutamente coerenti e credibili. Per questo, dice Birindelli, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto tutti questi consensi, perché ha posto al centro della sua campagna elettorale la limitazione del potere politico ed essendo un movimento nuovo non ha mai avuto responsabilità di governo, quindi ancora non aveva distrutto la sua credibilità. Tuttavia, dice Birindelli, il Movimento 5 Stelle non è minimamente in grado di soddisfare la domanda di limitazione del potere politico perché opera all'interno, e quindi anche con gli stessi metodi, gli stessi strumenti concettuali, all'interno della stessa idea di legge che ha prodotto l'illimitatezza del potere politico, cioè la legge Fiat, cioè il positivismo giuridico. Quindi il Movimento 5 Stelle non è un modo per affrontare il problema sorgente, ma è l'ennesima espressione del problema sorgente, al pari di tutti gli altri partiti. Invece il movimento politico non totalitario avrebbe convenienza ad autolimitarsi per ottenere consenso in modo strutturale e credibile. Del resto, l'enorme domanda di limitazione di potere politico da parte dei cittadini è trasversalmente presente all'interno della società. Inoltre, i principi difesi dal movimento politico non totalitario sarebbero così generali e generalmente percepiti come giusti e di buon senso da tutti gli elettori che sarebbe difficile, attaccarlo da parte delle altre formazioni politiche.